Eder. Mech. Pallister. Il colpevole è il maggiordomo, anzi l'avvocato. Il caso Pifferi dimostra come un sistema pervertito nei propri valori e deviato nelle modalità di comunicazione possa portare a risultati disastrosi il dibattito sociale. Invece che la povera Diana, il focus del dibattito è diventato la povera Alessia. Cioè questa madre assassina deve essere giustificata e considerata una vittima del sistema, della famiglia e di tutti noi, oppure no? E di colpo una bambinetta spaventata ed indifesa, lasciata morire di fame e di sete, che nella disperazione ha tentato di mangiare il cuscino ed il pannolino, sparisce dalla discussione. Il colpevole, come nella migliore tradizione giallista, è il maggiordomo, che questa volta veste la toga nera bordata d'oro dell'avvocato difensore. Una vicenda squallida, terribile e tristissima, ma comunque molto relativa rispetto alla cronaca nazionale, che avrebbe potuto tranquillamente passare nel dimenticatoio come tante. È stata trasformata nel principale affare di Stato. Tutti i giorni i principali talk TV non perdono occasione di collegarsi con l'avvocato Pontenani, con i familiari e con un coro di inesperti si lanciano nelle più disparate teorie. Di rilievo oggi l'intervento di Eleonora Danieli su Rai 1 a Storie Italiane, dove ha rintuzzato. Evidentemente scocciata, un avvocato Pontenani che ormai libera da impegni con la concretezza aveva parlato di una procura della Repubblica che indaga quattro psicologhe e la stessa Pontenani perché, secondo lei, hanno peccato di eccesso di gelo, e aggiunge che lei ha i documenti di 30 anni fa di una Alessia scolaretta difficile. Ci processano senza motivo e solo perché abbiamo lavorato troppo, lamenta il legale della Pifferi, e qui non siamo dal pescivendolo. Al che la conduttrice è esplosa dicendo: neanche lei sta parlando col supermercato. Gli stracci hanno poi preso il volo rimbalzando fra gli illustri inesperti presenti in studio. Naturalmente sono state ignorate le circostanze più importanti. 1. La psichiatria di 30 anni fa è oggi completamente rivista e smentita da quella moderna. 2. La legge 104 prevede una ampia fascia di disabilità anche di entità molto lieve. 3. Il nostro sistema prevede addirittura l'insegnante di sostegno anche per gli studenti intellettualmente sovradotati e quindi la semplice attribuzione del sostegno non ha valore probatorio. 4. Una osservazione globale, come quella voluta dalla difesa, dovrebbe considerare come la Pifferi che mentre si trovava sotto esame psichiatrico vestiva dimessamente. Lasciava i capelli incolti e bianchi e rimaneva ammutolita come fosse catatonica. Dopo la scoperta dell'inghippo da parte della procura ha immediatamente ripreso il consueto look curato sfoggiando abiti eleganti ed acconciature perfette. Il comportamento processuale è infatti un elemento di valutazione secondo il codice penale. L'avvocato Pontenani continua a dire che non si comprende il movente della frode processuale contestata dal PM. Non si comprende il movente, dice la Pontenani, mentre fa la sua milionesima apparizione sugli schermi a reti unificate in una vicenda che grazie al circo mediatico ha fatto di lei un personaggio TV. Andy Warhol aveva capito tutto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.